Ciao, ed eccoci qua pronti per una lezione di Pilates. Sfruttando degli attrezzi molto semplici che possiamo trovare nello yoga, che sono due mattoncini e un qualcosa che avete anche a casa, sicuramente una sedia. Io ho preso questa qua di plastica che è, diciamo, abbastanza semplice, però è abbastanza stabile, quindi una qualsiasi sedia, possibilmente senza braccioli, sarebbe l'ideale. Poi naturalmente asciugamano, copertina. Io non ho messo il tappetino perché utilizzo un tappeto molto grande e quindi mi è più semplice lavorare così, però poi a casa sicuramente potete utilizzare il vostro tappetino. Ho un mattoncino, ne servirà soltanto uno per la lezione e comunque li ho presi entrambi per farli rivedere perché a volte ne usiamo anche due, ma oggi ne useremo solo uno. Quindi fondamentalmente andremo a utilizzare la sedia e il mattoncino. Andremo a sperimentare vari tipi di posizioni, sia di equilibrio, sia di forza, sia di resistenza che di controllo, attraverso l'utilizzo di questi due attrezzi. Sarà abbastanza semplice la lezione, non saranno delle cose particolarmente stratosferiche, però sicuramente attenzione e concentrazione nella postura, nel controllo dei movimenti e nell'ascolto dell'appoggio. Quindi, per cominciare, io ho sistemato già la sedia sul lato. Quindi andrò di conseguenza a mettere il mattoncino sul piede, sotto il piede in questo caso, che è quel piede che sta più vicino alla sedia. Quindi mi sistemo la sedia di lato dove posso appoggiarmi tranquillamente alla spalliera. Poi vado a posizionare le gambe in allineamento, controllando bene che le dita dei piedi siano sulla stessa asse, sulla stessa linea. La sedia in questo caso mi favorirà l'equilibrio, quindi io vado semplicemente a utilizzare la sedia in questo momento come elemento di stabilità. Quindi vado adesso, sto facendo dei sollevamenti sulla punta del piede, sto staccando il tallone del piede che non è sul mattoncino, invece il piede che è sul mattoncino è fermamente appoggiato dal tallone alle dita sopra il mattoncino. Continuo su questo movimento di sollevamento e naturalmente il mio bacino andrà a salire e ad ascendere. Lo faccio ancora una serie di volte e poi mi porto in su, aiutandomi con la sedia per gestire l'equilibrio. Se ce la faccio, cerco di evitare di appoggiarmi eccessivamente, diciamo che la sfioro, comincio a utilizzare il movimento della gamba per liberare l'articolazione dell'anca e quindi faccio questo movimento a pendolo. Di oscillazione antero-posteriore, quindi vado a creare questa piccola mobilità della gamba oscillando. La gamba che sul mattoncino fermamente spinge, il corpo si eleva verso l'alto e la colonna è dritta. Porto adesso il movimento in oscillazione laterale, quindi creo questo elemento a pendolo lateralmente. La sedia qua è una sorta di aiuto anche psicologico a non aver paura di cadere dal mattoncino e quindi continuo con l'oscillazione laterale. Vado ad aprire, a chiudere. Mi fermo e descrivo dei piccoli piccoli cerchi qua, ok? Sulla base, come se li disegnassi nella terra, mantenendo sempre forte l'appoggio sul mattoncino. E poi giro dalla parte opposta, quindi ruoto nella direzione opposta, sempre creando questi piccoli cerchi, sempre appoggiata alla sedia. Benissimo, e adesso mi giro, ruoto, mi aiuto quindi con l'appoggio della sedia. E vado ad attivare i polpacci. Sento la tensione, la spinta dei talloni verso la terra. Inspirando mi sollevo, mi aiuto quindi con la sedia. Mi sollevo, ridiscendo, mi sollevo, ridiscendo, inspiro e espiro. Potrete notare che la gamba che era mobilizzata la sentirete diversa rispetto all'altra che era appoggiata e stabile. Mi fermo, scendo dal mattoncino e sposto la sedia dall'altro lato. Quindi appoggio quella gamba che prima stava andando a muoversi, riallineo bene le gambe e vado a staccare il piede. Posso mettere la mano qui sulla cresta iliaca, cercando di mantenere il bacino allineato e quindi di far lavorare solamente le gambe, non perché muovo le anche. Quindi continuo ad inspirare, mi porto verso l'alto, il braccio diciamo morbido in appoggio, senza spingere. Inspirando, espirando, inspirando, espirando e adesso piano piano, attivando bene la gamba sul mattoncino, stacco il piede dalla terra.
e faccio delle piccole oscillazioni come un pendolo, ma molto piccole. Questa gravità, quindi questa gamba che è sospesa verso l'alto, creerà una maggior trazione a livello articolare e libererà tensione dall'anca. Quindi creo piano piano questo movimento o laterale di oscillazione e adesso vado ad aprire e a chiudere la gamba, sempre con questi piccoli movimenti di apertura e di chiusura. Naturalmente mantengo la spinta, tengo la colonna, attivo l'addome. Continuo ad aprire e chiudere, potrei anche farlo senza se mi sento sicuro, però magari la sedia la tengo perché magari mi sento più stabile e poi disegno dei piccoli cerchi, piano piano, ok, mantenendo sempre tutto il corpo in allungamento, attivando bene il centro, poi giro dalla parte opposta, quindi cerchi dalla parte opposta, piano piano qua, mi concentro, rilasso le spalle, cerco sempre l'allungamento. Mantengo la mia posizione, ok, e adesso mi rigiro come ho fatto prima e mi riappoggio con la punta dei piedi. I talloni sono verso l'esterno, quindi io quando basso i talloni sento tirare i polpacci. Quindi inspiro ed espiro, mi sollevo, mi riabbasso, come se volessi raggiungere il soffitto. E vado su, vado giù, le braccia leggere, leggere, non spingo, Utilizzo la forza delle mie gambe per sollevarmi in punta di piedi. Adesso resto in punta di piedi, faccio una piccola flessione delle ginocchia, stendo le gambe e ritorno verso il basso. Salgo in punta, fletto le ginocchia, stendo le gambe e torno in basso. Salgo in punta, fletto, stendo e ritorno. In punta, fletto, stendo e ritorno. In punta, fletto, stendo e ritorno. In punta, mantengo la mia posizione da qui ed eseguo mantenendo il movimento in punta delle mobilizzazioni del tratto lombare molto piccole, ma appoggio comunque alla spalliera. Ok, quindi continuo. Sono 4, sono 3, sono 2, sono 1. Scendo dal mattoncino, ma resto nella sedia qua. Prendo le ginocchia, allungo bene la colonna, mi stiro e vado a ricomporre questo movimento creando un'onda. Spingo e creo un'onda. Spingo e creo un'onda. Lo faccio un'ultima volta. Spingo e creo un'onda. Benissimo. Mi sposto dall'altra parte, quindi riporto la sedia sull'altro lato, risalgo sul mattoncino, sempre mantenendomi qua. E questa volta sollevo il ginocchio, abbasso il ginocchio, quindi avvicino il ginocchio all'addome. Quindi inspirando, espirando, inspiro, espiro. C'è sempre questa forza, questa caduta della gamba verso il basso. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, la gamba si porta su. Qui apro e chiudo l'anca. Naturalmente cerco di mantenermi in equilibrio senza caricare sulla sedia. Vado a mantenere il ginocchio e l'anca sulla stessa linea, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e poi disegno dei movimenti circolari, quindi vado a sentire bene tutta l'articolazione dell'anca, cerco di fare dei giri come riesco meglio a farli, ok? Non dei grandi né troppo piccoli e poi giro nella direzione opposta, quindi ruoto. Ruoto, stabile la gamba d'appoggio, ruota, ruota, ruota. Attenzione, adesso lasciamo andare la gamba e creiamo proprio questo effetto pendolo, ma lungo, quindi grande. Quindi inspiro, fuori l'aria, inspiro, mantieni il resto della schiena dritta, fuori, inspiro, soffia, inspiro, soffia, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro. Bene. Scendo giù, mantengo la mia posizione, ritorno sul mattoncino, rifaccio di nuovo il sollevamento in punta e dei piccoli piegamenti, quindi attivo, spingo forte, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo, ok, rientri, scendi giù, ti allinei, ti allunghi e di nuovo crei un'onda e vieni su. Un'onda e vieni su, un'onda e vieni su, l'ultima volta, un'onda e vieni su e cambi lato, quindi porti la sedia dalla parte opposta, ok?
ti risistemi qua, mantieni bene la tua posizione, ok, allinea bene le gambe e andai a sollevare ed abbassare la gamba, inspirando ed espirando. C'è sempre la sedia, ma cerca di utilizzare il tuo controllo se ce la fai. Inspira, espira, inspira, espira, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, mantieni, apri l'anca, chiudi l'anca, apri, chiudi, apri, chiudi, mantieni fermo il bacino, ok? Sono un piccolo movimento, il piede a martello, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, disegna dei cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gira dalla parte opposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Te lo ricordi prima il movimento a pendolo? Questo è grande, eh? Ok, apro e chiudo, spingo, tieni i piedi piatto, così, aperto verso l'esterno, spingo, extra ruotato, spingo, torno, spingo, torno, spingo, torno, ancora spingo, torno, spingo, l'ultima volta, spingo e ritorno. Riporto il mio corpo da qua davanti e rifaccio di nuovo le sollevamento bene in punta e lavoro sui polpacci. Questa volta, quindi spingo i talloni verso il basso, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, bene. Ora da qua riporto adesso la mia mattoncino sul lato. Siccome non ho abbastanza spazio sulla cintura, io mi metto di lato così lo vedete anche meglio. E quindi, anche in questo caso, il mattoncino va sul piede vicino allo schienale, quindi mi porto in posizione. Partendo bene dall'appoggio, mantenendo la colonna bella eretta, porto la gamba verso l'alto e vado in estensione e poi in flessione. Quindi spingo dal tallone, quindi espiro, inspiro, sempre cercando di non appoggiarmi troppo alla sedia, quindi controllando l'equilibrio, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto. Attenzione, adesso aggiungo a questo movimento, dopo l'estensione, l'allungamento del mio corpo in estensione qua, spingo bene l'alluce, rientro, apro e sollevo il ginocchio. Inspirando mi allungo ed estendo, mi aiuto con la sedia, rientro in posizione, mi allungo ed estendo. Rientro in posizione, inspiro, mi allungo, espiro, rientro, inspiro, mi allungo, espiro, rientro, inspiro, mi allungo, espiro, rientro, inspiro, mi allungo, espiro. Attenzione perché adesso qua io lo faccio tenendo la posizione, faccio delle piccole spinte, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 e ridiscendo giù. Ok, lascio tranquillamente scaricare la gamba con quell'effetto pendolo che ho fatto precedentemente. Okay. Faccio ancora un paio di volte e poi mi riporto giù. Da qui proviamo a fare un piegamento e valutare le sensazioni da una gamba all'altra. Come sentiamo anche la caviglia, come sentiamo l'anca, come sentiamo il ginocchio rispetto all'altra gamba. Benissimo. Adesso mi giro dalla parte opposta, quindi vado a cambiare lato. Poggerò quindi l'altra gamba, mi attivo bene, sollevo bene il mio corpo e vado qui in estensione. Mantengo la colonna dritta, come se ci fosse un filo che mi tiene verso l'alto, espirando, inspirando, espira, inspira, espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Attenzione perché adesso andiamo a portarci in allungamento. La gamba spinge da una parte, il braccio dall'altra e ritorno con il ginocchio verso l'alto. Vado ad allungare e ad inspirare, torno al centro. Fuori l'aria mi allungo, inspiro, torno al centro. Fuori l'aria allungo, inspiro, torno al centro, fuori l'aria allungo, se volete spingete bene con l'alluce,
allungo, torno al centro, allungo, torno al centro, allungo, torno al centro, ne faccio ancora due, espiro, ed inspiro, espiro, sto qua con le spinte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rientro. Rientro alla terra, sposto un attimo il mattoncino e faccio dei piegamenti e controllo nuovamente. Vedete come adesso le gambe sono tutte e due ben disposte ad eseguire il piegamento, come viene tutto più naturale. Ok, con calma, adesso prendo il mattoncino da terra e mi vado a sedere sulla sedia, proprio seduta, prendo il mattoncino e lo vado a mettere tra le cosce. Ok, tra le ginocchia tendenzialmente, non tanto tra le cosce, eh? Quindi magari sfruttate la lunghezza e poi lo posizionate bene, sentite bene che sporge un po' in su, ma sentite anche che sfiora i polpacci. E da questa posizione vi sedete bene sugli ischi, quindi non siete seduti, giro un po', ok, non siete seduti sulla seduta così, no? Vi allontanate dallo schienale, vi mettete bene in punta, sentite bene l'appoggio e attivate i vostri adduttori, quindi andate a schiacciare e a stringere, attivando bene queste forze, buttando fuori l'aria. Sentite quando schiacciate cosa succede all'interno delle cosce, cosa succede all'addome. Ok, quindi mantenete in pressione, rientrate, spremete, rientrate, premo. Adesso sposto leggermente, poco poco, i piedi leggermente indietro, da qui attivo la spinta, schiaccio il mattoncino, mi sollevo e rientro nella posizione da seduto. Ok, quindi vado a spingere dai piedi, rientro lentamente, flat, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, controllo la seduta, inspiro, mi allungo, espiro, controllo, inspiro, mi allungo, espiro, controllo, inspiro, allungo, espiro, scendo, inspiro, allungo, faccio un'ultima volta e ritorno su e qua mi vado a sedere. Bene, tolgo il mattoncino, adesso facciamo una piccola sequenza senza il mattoncino. Ci giriamo fronte alla sedia, ok? Adesso io appoggio una gamba, quindi faccio un bel passo. Questo mi permette di spingermi in avanti, di sentire l'allungamento della zona inguinale della gamba posteriore. Dopodiché vado ad appoggiarmi con le gambe, con la gamba tesa, quella che appoggia la sedia. Mi porto con il corpo in avanti, inspiro, mi porto su, espiro, allungo, inspiro. Il piede deve scivolare un po' dal tallone, finché non portiamo tutta la pianta bene del piede. Portiamo in avanti, rientriamo, ci portiamo in avanti, rientriamo e da qui restiamo in questa posizione di apertura. Andiamo a ruotare in torsione e poi rientriamo con le posizioni delle braccia a squadra. Rientriamo espirando, inspirando torniamo, fuori l'aria vuoto, inspiro torno, 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 apro le braccia, torno indietro e qui mi giro, quindi apro grandi la gamba, quindi tengo la parte interna del piede appoggiata sulla sedia, cerco l'allineamento della colonna dall'appoggio del piede fino alla spalla e apro le braccia e andremo nella mezzaluna. Andremo ad inspirare e ad espirare. Inspiriamo, questo lo facciamo a volte anche con la palla grande, però la sedia è molto più stabile, quindi è molto più semplice eseguire questo esercizio. Ancora, inspirare, espirare, inspira ed espira, inspira ed espira, inspira ed espira. Ti riporti adesso in posizione e piano piano ti scendi, ti metti fronte alla sedia, spingi il bacino bene indietro, ok? Attivati, allontanati dalla
dalla sedia e senti l'addome e fai dei piccoli movimenti con la colonna, con il bacino, vai a mobilizzare, espirando, inspirando e lasciati andare indietro, 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 stirando lento. Poi srotoli la colonna, vieni su e adesso io la sedia la sposto dall'altra parte per farvelo vedere anche qua che viene meglio. Ok, naturalmente dobbiamo cambiare gamba. Quindi appoggio, un bel passo, no? Sento che la zona inguinale, piega inguinale che si apre, ma invece qua l'altra si chiude. Quando mi porto indietro, esago naturalmente il contratto e mi porto in avanti, quindi spingo e rientro e allungo e rientro. Devo sentire il pallone che si sposta, il piede che si sposta, la gamba dietro che si piega, quindi mi piego un pochino, mi porto in avanti, mi piego, mi porto avanti, mi piego, mi porto avanti, mi piego, mi porto avanti. Da qua vado nella posizione del cactus, spingo bene il peso del corpo in avanti, espirando vado in torsione, inspirando ritorno, espirando vado in torsione, inspirando torno, espirando in torsione, inspirando torno, espiro torsione, inspiro torno, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro ed inspiro e lentamente mi porto in allungamento e poi giro, ruoto, quindi appoggio bene la pianta dei piedi, mantengo l'allineamento dell'osso pubico, appoggio la gamba, apro le braccia, inspirando mezzaluna, espirando torno, inspiro mezzaluna, espirando torno, inspiro mezzaluna, espiro torno, inspiro mezzaluna, espiro torno, inspiro ed espiro, inspiro fuori l'aria, allunga bene bene, fletti dalla parte opposta, inspiro, espiro, adesso tranquillo, resta un attimo qua, allungati bene. E poi piano piano riprendi la posizione, recupera la posizione della gamba, ti riporti fronte alla sedia. Torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro, lasciati andare giù, spingi il coccige verso l'alto, nello stesso tempo dietro, appoggiati sull'addome, spingi contro la sedia. Più che altro come se la volessi allontanare, non come se ti volessi avvicinare. Poi crea un'onda, vieni su con la colonna e poi ti vai a sedere sulla sedia. Quindi riprendi la sedia, la ruoto nuovamente fronte a voi e prendo un mattoncino. Andiamo ad eseguire gli esercizi da seduto. Quindi mi siedo sempre a bordo, mi giro perché mi sa che viene meglio per farvelo vedere. Ok, mi siedo sempre a bordo, allora sono seduto qua davanti e prendo il mattoncino con ambedue le mani, utilizzando l'appoggio del palmo della mano alla base. Lasso le spalle e vado a stendere una gamba. Appoggio il tallone, lasso le spalle, inspiro e fuori l'aria verso la gamba flessa. Inspiro, torno al centro, fuori l'aria, vuoto. Inspiro al centro, fuori l'aria. Inspiro al centro, fuori l'aria. Inspiro al centro, fuori l'aria. Inspiro al centro, fuori, ed inspiro, fuori, ed inspiro, fuori, ed inspiro, fuori, ed inspiro, fuori. Ok, adesso torniamo al centro, allunghiamo la gamba opposta, manteniamo le spalle rilassate, buttiamo fuori l'aria e ruotiamo sempre verso la gamba pilata. Fuori, ed inspiro, fuori, ed inspiro, fuori. Ed inspiro, fuori, ed inspiro, soffio, inspira, soffio, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, facciamo l'ultimo, soffio ed inspiro. Bene, ora rimettiamo il mattoncino in mezzo alle ginocchia e qua ci mettiamo proprio al bordo della sedia.
scaviamo dall'addome, andiamo in C lombare, solleviamo le gambe. Ci possiamo anche appoggiare leggermente allo schienale, mantenendo la schiena tonda. Abbassiamo leggermente le gambe e le solleviamo. Espirando, inspirando. Espirando, inspirando. Cerchiamo di tenerci alla sedia, se abbiamo paura di cadere, però manteniamo la schiena rotonda, siamo sul bordo. Inspiro, espiro. Inspiro, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Inspira. Se ce la fai, cercando di staccarti anche dallo schienale, attiva la posizione di pressione del mattoncino e mantieni la schiena rotonda. Fai delle piccole movimenti con le braccia. Uno, hai la schienale dietro, cerca di non crollare, sicuramente ti sostiene. Ok, e poi ritorni nella posizione iniziale. Ti apri, ti spalanchi, apri le braccia, torna. E poi adesso vai a metterlo all'altezza, praticamente lo porti con i piedi. Allora, ti va di nuovo a arrotondare, quindi prendi la C lombare, scendi nel bordo della sedia, sollevi le gambe, qui ti appoggi nello schienale, espirando, inspirando, quindi espira ed inspira, soffia, 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 fai l'ultimo, ok, e poi piano piano scendi giù e probabilmente avrai sentito lavorare il tuo addome. Mantieni appoggiati i piedi alla terra, vai a mantenerti alla seduta e lavora sul movimento di mobilizzazione del tratto lombosacrale, quindi cerca di sfruttare il movimento e piano piano ti rimetti qua giù. Cosa succede? Recuperi la posizione del mattoncino, la metti al centro delle ginocchia, ti porti in avanti, ok? E da qui vai proprio a mantenerti forte, vai piano piano e vieni fuori, avanza con i piedi, mettiti bene con le dita delle mani verso il basso, ti stacchi completamente, cerchi di lavorare qua sui tricipiti, attiva la presa sul mattoncino, così gestisci meglio il movimento delle gambe e quindi estendi e fletti. E stendi le braccia e le pieghi, stendi le braccia e le pieghi, stendi le braccia e le pieghi, stendi, fletti, attenzione, una volta che sei qua, apriti completamente e rientra e ti appoggi, quindi apriti completamente, rientra, scendi, apri anche il bacino del piede inguinale, rientri giù, l'ultima volta, e poi piano piano ritorna alla sedia, ti siedi. Togli il mattoncino, divarica le gambe, se serve lo lasci qua, ti lasci andare completamente giù o anche appoggiandoti qui, se vuoi mettilo qui in alto, ci appoggi la fronte e lascia scaricare tutta la schiena verso il basso. Fai un bel respiro, poi piano piano ti porti su e sposti il tutto. Ora il mattoncino lo possiamo lasciare da una parte. E qua magari quelli che hanno bisogno di un cuscino, di una copertina, si possono mettere un oggetto dietro, perché andiamo a sfruttare la sedia come appoggio, ok? Andremo a mettere le gambe qua sopra, quindi con calma ci sediamo. Con calma ci sediamo, prendiamo le misure che ci servono, scivolando giù e andiamo a mettere la testa. Ho messo male questo qua, lo devo mettere un pochino più, pensavo di essere più bassa, invece sono più alta, boh. Sono cresciuta, allora mi metto qua e appoggio la sua mano dietro il capo, quindi sento bene l'appoggio delle scapole e l'appoggio, diciamo, della non tanto di tutto il piede o di tutto il polpaccio, ma possibilmente solamente dei talloni, quindi e della parte iniziale della caviglia. Mantenendo questa posizione mi stabilizzo, mi scarico completamente al suolo e faccio proprio, mettiamo le mani sulla zona pubica e cerchiamo di sentire l'ombelico che scende giù, i glutei che poco a poco tendono a salire, non si sollevano completamente, e poi sentiamo la schiena che proprio si scolla e poi andiamo fuori l'aria, li appoggiamo alla colonna, andiamo a creare questa mobilizzazione del tratto lombare e poi cerchiamo la posizione, si può dire, chiamiamola neutra, no? Dove la schiena comunque mantiene la sua curvatura naturale. Poi portiamo le mani dietro il capo e tranquillamente da qui espiriamo
ed inspiriamo, quindi andiamo ad attivare la zona addominale, i classici retti dell'addome. Quindi espiro, molto molto semplice. Espiro, inspiro. Diciamo che la sedia in questo caso sostiene il peso delle gambe, quindi ci facilita il movimento. Ancora, espirando, inspirando, espirando, inspirando, ritorniamo giù e andiamo a flettere una gamba. Quindi allarghiamo, cerchiamo di prendere la gamba, rifacciamo fare questi piccoli movimenti di oscillazione. Quindi la facciamo dondolare, la allontaniamo, la avviciniamo e poi la teniamo proprio spinta lontano. Da qua adesso possiamo tenere il braccio, l'altro braccio lungo oppure dietro il capo come l'altro e andiamo a portarci in diagonale. Andiamo ad espirare, inspirare, fuori l'aria ed inspiro, fuori l'aria ed inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio. Inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, torno giù. Naturalmente inverto la posizione, quindi cambio la gamba. Faccio compiere questi movimenti all'anca, quindi l'allontano, l'avvicino, l'allontano, l'avvicino, la tengo distante, quindi mantengo però le creste iliache allineate. Apro il braccio opposto, mano dietro e fuori l'aria. E vado sempre così a creare questo movimento diagonale. Espiro, quindi avvicino alla destra, alla sinistra, alla destra, fuori, torno al centro, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, facciamo l'ultimo. Ok, e adesso da qui, vado a un attimo che prendo i miei appunti. Andiamo con le gambe tutti e due, allora, e da qua, attenzione, ok, devo sollevare quindi una gamba, attenzione, io la faccio passare qua dentro, sotto, e poi la faccio uscire verso l'alto. Quindi vado con il piede che spinge sotto la sedia, il tallone che spinge al soffitto, espirando sotto la sedia. Inspirando al soffitto, espirando sotto la sedia, inspirando al soffitto, espiro sotto, inspiro su, espiro sotto, inspiro su, espiro sotto, inspiro su, espiro sotto, inspiro, mantieni la gamba, sollevi il busto, cerchi di mantenere la posizione. Ok, adesso questa gamba continua a restare su, spinge verso l'alto, si stacca l'altra gamba che fa la stessa identica cosa e spinge. Espira dentro, inspira, sale. Espira dentro, inspira, sale. Espira dentro, inspira, sale. Espira dentro, inspira, sale. Espira ed inspira. Espira ed inspira. Espira. Inspira, facciamo gli ultimi, espira, inspira l'ultima volta, espira ed inspira e poi con calma appoggi tutte e due le gambe sulla sedia. Ok, apri, chiudi un attimino le ginocchia, praticamente apri un pochino le anche, chiudi le anche e poi ti riorganizzi nella posizione e lo fai con l'altra gamba. Quindi da questa posizione qui adesso passi all'interno, spingi col tallone verso l'alto. Passi all'interno, in alto, all'interno, in alto, all'interno, in alto, in dentro, in alto, dentro, in alto, dentro, in alto, dagli ultimi, dentro, in alto, dentro, in alto, gli ultimi due, dentro, in alto, dentro. In alto, resta su con la gamba, sorreggi il peso del capo, vieni su con il busto, ok? E lo fai con la gamba opposta, quindi vai dentro, verso il soffitto, espira giù, inspira su, espira giù, inspira su, espira giù, inspira su, espira giù, inspira su, espira, inspira, espira, inspira. E soffio,
inspira e soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Dai, facciamo l'ultimo, soffia, inspira. Ok, con calma ti appoggi nuovamente alla sedia. Benissimo. Bene, da questa posizione qua, adesso, andiamo ad eseguire quest'altro movimento. Qui dobbiamo cambiare completamente attivazione, completamente posizione. Quindi ci giriamo con calma, perché non abbiamo fretta, vero? Quindi mi appoggio, giro, ruoto, niente coperta o cuscino sotto la testa. E praticamente allontano bene la mia sedia perché mi serve spazio. Vado a mettermi con la testa verso la sedia. Allungo bene le braccia perché dovrei riuscire a tenere abbastanza stese le braccia e prendere la distanza che mi serve e quella delle mie braccia tendenzialmente, ok? Più o meno. Okay. Poi riporto le braccia lungo i fianchi, piego le gambe. Da qui attivo bene, porto su le ginocchia e porto le ginocchia verso l'addome, devo staccare leggermente il bacino, inspiro e poi espirando mi porto su e cerco di andare verso la sedia, attivo i muscoli femorali, ok? Da qua mi sorreggo all'altezza della zona sacrale, mantengo la posizione, ci siete? Ok? E poi da qua piano piano riporto le ginocchia all'addome, le porto verso la faccia e poi lentamente, ma molto lentamente, espirando, accompagno la discesa. Non devo dondolare, quindi vado piano, 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 scendo. Ok, e mi riporto qua, le braccia lungo i fianchi, inspiro ed espirando mi riporto sulla sedia. Vado a tenere la posizione sacrale. Che lì mantengo, spingo bene, attivo i talloni lontano, poi lentamente attenzione al collo, attenzione alle spalle, fletto le ginocchia che porto verso il viso, allargo un po', ci deve stare la faccia, poi piano piano poggio le mani a terra e lentamente srotola, 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 srotola la colonna. Ok, lo faccio solo un'altra volta, inspiro e poi fuori l'aria e mi porto su, sostengo la posizione senza caricare sulla cervicale, sento le mie scapole. Da qua vado ad inspirare, porto la gamba verso l'alto e poi espirando rientro sulla sedia, inspiro la gamba opposta. E poi espirando vado sulla sedia, inspiro la gamba verso l'alto, espiro ritorno, inspiro salgo, espiro ritorno, ancora due volte, inspiro salgo, espiro ritorno, inspiro salgo, espiro ritorno. Qua adesso se ce la faccio vado con entrambe le gambe, ma senza forzare, quindi mi porto su, 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 mantieni, sostieni la colonna e poi piano piano porta le ginocchia flettile verso la faccia, tieni la posizione, allunga le braccia e lentamente srotoli la colonna, non collassare, fai piano 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 piano, ok, e ti riporti alla terra. Per bilanciare questa posizione finiamo con un ultimo esercizio, girandoci con calma di lato, riavvicinando la sedia, sempre possibilmente senza niente sotto la testa, ci rimettiamo con le gambe sulla sedia e da qui andiamo con una gamba sola, una alla terra, l'altra sulla sedia. Andiamo a creare questo mezzo ponte. E andiamo in retroversione, quindi buttiamo fuori l'aria, solleviamo, spingiamo dalla gamba di terra, srotolando la colonna, rientriamo, espirando fuori l'aria, saliamo su, apriamo la piega inguinale, inspirando, ritorniamo, espirando, saliamo verso l'alto, inspirando, ritorniamo,
espirando fuori l'aria, inspira, ritorna. Cambi gamba, quindi metti l'altra gamba sopra la sedia, sono un po' troppo vicino. Ok, mi metto qua, poggio il tallone, spingo con il piede di terra, espirando fuori, inspirando, srotola, espirando fuori, inspirando, srotola, espira fuori, inspira, srotola, lo faccio un'ultima volta, espira fuori, inspira, srotola. Appoggio entrambi i piedi e cerco di appoggiare la pianta del piede. E da questa posizione, retroversione del bacino, salgo, srotolo la colonna, ridiscendo. Butto fuori l'aria, vengo verso l'alto. Srotolo la colonna, scendi. Ancora per due volte. Espirando, sali su. Inspirando, scendi, lo fai un'ultima volta. Espirando, sali. Attiva bene il tuo bacino, ok? Senti che spinge su, lo so comunque in allineamento. E poi lentamente srotola, 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 srotola. Bene, così mantieni la posizione. Sposta la sedia, se vuoi, con i piedi, come sto facendo io, se non cade, ok? E mantenendoti questa posizione, adesso ti giri di fianco verso di me. Okay. Allora, in questo caso la sedia ci disturba, quindi noi la finiamo di spostare. Ok, e ci mettiamo qua. Scivoliamo bene lungo il fianco, manteniamo l'allineamento delle anche, solleviamo la gamba, portiamo indietro il tallone, portiamo il tallone verso il gluteo. Sentiamo bene bene questa spinta, questa chiusura. Facciamo dei bei respiri. E poi adesso invece allontaniamo come se questo piede si volesse portare via il braccio, quindi il tallone si allontana dal gluteo, sentiamo questa tensione a livello del petto e della spalla. Accompagniamo la gamba in flessione, poi la portiamo in avanti, la gamba di sotto si stende, quindi creiamo una sorta di X, con il braccio che si posiziona in allineamento, andiamo a ruotare anche con il busto. La gamba davanti si piega un pochino, quindi possiamo portarla in flessione. Il braccio in questo caso ci aiuta ad attivare e a mantenere il controllo della gamba e andiamo in questa torsione. La testa la mettete sempre dove vi trovate più comodi, verso l'esterno, il basso, dietro, sotto, sopra, comunque dove sentite il collo che sta bene. Poi piano piano ci giriamo, ok, mettiamo la mano qua, chiudiamo le ginocchia, ci aiutiamo con le braccia e saliamo perché dobbiamo farlo dall'altra parte. Adesso ruotiamo, ci mettiamo di nuovo con le gambe piegate, comodi qua sotto, il braccio sotto, se volete come un cuscino per ora. Solleviamo la gamba, prendiamo la caviglia, piede dove arriviamo, anche i pantaloni se per esempio non uscite, ok? E avvicinate il tallone verso il gluteo, quindi bene la piega inguinale, sentite l'attivazione, la spinta verso il sederino, ok? Mantenete qua. Fate due bei respiri e poi andando sentirete, spingete lontano la gamba, quindi fate sentire la tensione sul braccio, sulla spalla, qui è diverso, quindi ci allontaniamo. Un altro bel respiro, poi piano piano avviciniamo il ginocchio all'addome, stendiamo la gamba in avanti. La gamba di sotto si stende di conseguenza, lontana. Il braccio si posiziona come stessimo in preghiera e poi andiamo a spingere, a ruotare. La gamba che è venuta davanti si piega. Ci aiutiamo con l'altra mano e apriamo il nostro corpo in questo giro, in questa torsione. Anche qui la testa sempre comoda, collo, trovate voi la posizione dove state meglio e vi mantenete. Poi piano piano rigirate, aiutatevi con le braccia, con le gambe, vi mettete in ginocchio,
allargate le ginocchia, cercate di tenere gli alluci vicini e vi lasciate andare giù. Tutto quello che fa. Se non riuscite a scendere del tutto, vi prendete con gli avambracci, comunque non è fondamentale. Dove riuscite ad arrivare va bene. Inspirate, poi srotolate la colonna, chiudete le gambe, puntate i piedi e lentamente venite su piano piano. Attenzione, lasciate ancora la pancia sulle cosce, scaricate un pochino il pelo in avanti e indietro, poi piano piano da qui inspirate e srotolando la colonna, sempre scavando dall'addome, veniamo su piano piano, vertebra per vertebra. Ci riportiamo fronte e schermo, tocchiamo le spalle. Un bel respiro. Mani al cuore. Grazie mille. Spero che vi sia piaciuta questa proposta e ci si rivede le prossime volte. Magari mettete qualche commento, mi farà piacere a riceverlo. Alla prossima settimana. Buon weekend. Ciao, vengo a salutare.